Buonasera, ci troviamo a Bagalati dove si è appena concluso il convegno che anticipa quella che sarà la Sagra dell'Olio alle 20:30, un convegno incentrato sull'importanza dell'olio d'oliva. E accanto a me il direttore provinciale della Coldiretti, Giuseppe Napolitano. Buonasera. Buonasera, io questa sera in questa tavola rotonda interessantissima in questo comune di Bagalati, con grande piacere e come Coldiretti abbiamo voluto dare un messaggio alle nostre imprese, ai nostri consumatori, su come anche su questo territorio possiamo raggiungere un prodotto olio extravergine di oliva di prima qualità facendo un'attività di procedure di produzione, trasformazione e vendita dell'olio che sicuramente possono dare futuro a tanti giovani che vogliono rimanere in questi comuni e territori della provincia. Noi con il sindaco, come Coldiretti, stiamo facendo in tutta la Calabria, in particolare qui sul Reggio, un'attività di informazione, divulgazione e comunicazione per quanto riguarda i giusti consumi e le giuste produzioni. Abbiamo chiesto al sindaco questa sera ufficialmente di dare anche l'opportunità alle imprese di questo territorio di poter fornire i propri prodotti, e noi diciamo a chilometro zero, quindi i prodotti di questo territorio, anche nelle mense scolastiche, nelle attività dove il comune può svolgere un ruolo di grande importanza. Mi ha fatto piacere quando il sindaco diceva che ci sarà anche qui la possibilità di dare attraverso un mercato di campagna amica, un mercato a chilometro zero con produttori del territorio, dare l'opportunità di fare la vendita diretta delle proprie produzioni. È molto importante perché questa è una provincia dove la stagionalità dei prodotti rappresenta una forte e grande opportunità per i consumatori e per le nostre imprese che devono ovviamente poi vendere i propri prodotti. Secondo lei, quali sono le maggiori difficoltà che un piccolo produttore può incontrare nel nostro territorio? Beh, noi sempre di più come Coldiretti stiamo spingendo le nostre imprese a produrre qualità, e qualità significa alta professionalità, e avere questa professionalità nelle piccole aziende, nelle piccole realtà è veramente molto complesso e di una difficoltà enorme. Quindi qual è la soluzione? La soluzione è quella di aggregare, le piccole imprese possono aggregarsi, mettersi insieme costituendo una cooperativa o un consorzio e insieme poter abbattere anche tutti quei costi che la singola impresa non riesce e non riuscirebbe nel futuro a poter sostenere per produrre quel prodotto di qualità. Sicuramente una delle maggiori difficoltà è anche produrre un olio che sia ad un prezzo, diciamo, accessibile. Ecco, qui bisogna mettere in campo quelle che sono le soluzioni della libera concorrenza, che sono quelle di produrre un prodotto che sia di qualità, altrimenti non ha futuro. Ovviamente per produrre questa qualità bisogna cercare di produrla con i costi più bassi possibili. Ecco perché noi come Coldiretti abbiamo costituito una nostra centrale di cooperative che è UECOOP, dove tutta una serie di attività, di servizi attraverso questa centrale la riusciamo a dare come cooperazione e come cooperativa. Sì, infatti durante il convegno lei ha parlato della creazione di una cooperazione a filiera corta. Ne vuole parlare? Sì, io la proposta che ho fatto questa sera come Coldiretti è proprio questa. Noi in territori dove c'è un frazionamento dei terreni, un frazionamento delle coltivazioni, è difficile lavorare sulla singola impresa. È opportuno aggregare, per esempio, tutti i piccoli medi produttori di olive e mettersi insieme con una cooperativa per fare una filiera corta, cioè a partire dalla produzione delle olive, la trasformazione delle olive in olio e poi la vendita anche e commercializzazione di quest'olio extravergine di oliva. E questa è una notizia che sicuramente potrà avere a breve una risposta, convinto che la Regione Calabria, così come ha chiesto Coldiretti, sta facendo approvare in condivisione con noi il nuovo marchio IGP Calabria dell'olio extravergine di oliva, perché è da lì che si può poi ripartire anche su una certificazione del prodotto, perché è fondamentale che, ripeto, la qualità del prodotto non sia
sia un fatto soggettivo, ma che sia riconosciuto da un ente terzo certificatore che vada poi attraverso quelle disciplinari di produzione a dare e a dichiarare, a certificare che quel prodotto è stato ottenuto seguendo un determinato disciplinare di produzione. La produzione dell'olio negli ultimi 10 anni in Calabria è piuttosto bassa, come mai? Ma la Calabria rappresenta la seconda regione come produttore di olio, il problema è che soprattutto sul Reggio c'è stata negli ultimi anni una produzione forte di olio lampante che ha avuto una commercializzazione e un utilizzo per fare poi dei tagli con altri oli come mercato, e aveva avuto fino a qualche anno fa, io dico fino all'anno scorso, 2 anni fa, anche un vantaggio economico perché veniva venduto a un prezzo che era conveniente. Oggi non è più così, oggi noi abbiamo una situazione di mercato dove l'olio lampante ha subito, per quanto riguarda l'abbassamento del prezzo, notevole riduzione, si parla di 1,10 euro, 1,20 euro, raramente si arriva a 1,50 euro. Io penso che con questi costi di produzione produrre un olio a 1,50 euro veramente è veramente difficile. Secondo lei quale potrebbe essere la mission migliore che l'olio calabrese, anche l'olio di Bacalati, può emergere? Ma è il libero mercato, cioè noi dobbiamo sempre di più puntare sulla qualità. La Coldiretti ormai sul cibo e su tutto ciò che riguarda l'agroalimentare lo sta facendo su tutti i settori produttivi, e quindi anche l'olio extravergine di oliva. Il problema è che il territorio purtroppo fino ad adesso ha avuto l'opportunità di avere questi contributi, questi finanziamenti che con la nuova politica agricola comunitaria saranno comunque ridotti. Dobbiamo mettere in campo un'azione di convinzione sulle imprese, perché è da lì che bisogna ripartire, e poi dare dopo questi principi e questi valori di convinzione delle imprese una ristrutturazione anche agli uliveti e al modo di produrre olio che c'è qui in provincia di Reggio, a Bacalati in modo particolare. Sicuramente una riflessione seria la dovremmo fare. Ringrazio e alla prossima. Grazie a voi e buon proseguimento, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie mille. Salve.